è con questo entusiasmo, mi sembra di essere in uno stadio o in un impianto inglese e non italiano, perché l'entusiasmo così è difficile, lo vedo all'estero, riscontrarlo, sì, in Italia, in Inghilterra soprattutto si vede tantissimo. E come vi ho detto, l'esempio proprio, finita la musica è continuata la voce. Sì, sì. Sì, spezza poi con la banda, perché è un classico, campi di calcio inglesi prima degli incontri internazionali, i Champions per esempio, c'è una banda, la fanfara che passa, va a caricare gli spettatori. E siamo pronti, Sven Paris e Christoph Dienias, tesissimo Sven Paris. Ma anche Dienias mi sembra, per come si muove, vediamo le sue gambe da una parte all'altra, non è troppo tranquillo, conoscendo poi quali sono le qualità, le doti del nostro atleta, certo che non è da stare tranquilli. Vediamo, comunque, siamo pronti, sono 12 le riprese da 3 minuti ciascuna, e il primo gol, Sven Paris, pantaloncini neri come di consueto, in pantaloncini bianchi è il polacco Christoph Dienias. Vediamo. Entrambi in guardia normale, con il sinistro avanti. È un po' più alto il polacco, sì. Più longilineo Sven Paris fisicamente, e più compatto. Molto chiuso nella guardia. Vediamo Paris, chiaramente questi primi momenti devono essere di assoluta attenzione. Lo dico per Paris, ma evidentemente è un suggerimento che normalmente il pugile riceve anche al suo angolo, anche per studiare un tantino le caratteristiche dell'avversario. Non ci sono mai incontrati due, e credo che Paris non conosca il sinistro di Paris. Certo, però, che poi per si abbassa Dienias, attenzione, infatti l'arbitro richiama con un cenno subito il polacco a tenere più alta la testa. Però è pericoloso Dienias, hai visto? Sì, è pericoloso perché c'è questo sinistro che mi sembra molto veloce, sì, e lungo. Sì. Fortunatamente si muove bene sul tronco Paris, e Paris, sì. Cosa che ha imparato bene in America, questa devo dire, perché il movimento sul tronco è essenziale, soprattutto per quei pugili che come lui sono fighter, non sono altissimi poi, non è molto alto e attacca molto. Un destro di Dienias, non forte ma preciso, l'ho preso sull'orecchio. Molto chiuso il pugile polacco, abbastanza veloce sulle gambe, gira intorno al nostro pugile. Tenta di stringere l'avversario Paris, chiudergli la strada. Però il polacco vedo che si muove bene sia a destra che a sinistra, cambia molto spesso direzione. Il pugile è valido, senza dubbio, forse sicuramente senza la potenza di Blood, che era l'avversario previsto fino a 2 settimane fa. Ha un rossore sotto l'occhio, ecco, vedi questo destro che arriva, anche prima è arrivato, c'ha un rossore sullo zigomo sinistro Paris, ed è marchiato da quel destro che arriva, ne sono arrivati due, non forti però precisi, per cui dovrà stare attento. E infatti ha alzato bene i guantoni Sven, così subito, e anche rallentato un tantino, fa bene muoversi così abbassandosi i suoi attacchi di fronte all'avversario. Attenzione al destro. Sta molto attento Paris, infatti dopo il secondo destro l'ha un po' rallentato la sua azione, nel senso che è molto più cauto nel portarsi avanti. I guantoni molto alti, questo senza dubbio è una buona difesa. Si muove comunque benissimo, deve stare attento, guardarsi bene da quel destro. Una ripresa su un piano di assoluto equilibrio. Nessuno dei due pugili ha fatto vedere qualche cosa in più dell'altro. È una ripresa classica di studio, come si diceva un tempo e si dice anche adesso, per definirla. Sentiamo Paris con Biagio Zurlo e con il padre Deni. Poi il corpo di tutti e due, ok? Troppo volume. Guarda a me. Non portavo il sinistro come corpo di due. Che ci rimane. No, pa! E il sambo. Non ci devi cascare, vedo?
e muovi più sul tronco, okay. ci stai ancora troppo fermo davanti, lo metti in difficoltà, eh? Ok, tu non ti preoccupare, ci saremo ancora. Ciao, come sta? Spostamento a sinistra deve portare immediatamente il diretto e non abbassarlo prima di portare il colpo. Non ho sentito benissimo quanto suggerito da Danny Paris e da eventualmente Azzurro. Siamo comunque alla seconda ripresa. È un incontro difficile, eh? Sì, molto difficile, perché si muove molto. Qui molto, occorrerà molto vedere quanto Paris potrà attingere dalla sua pazienza e dalla sua fermezza psicologica, la sua statura nervosa, per soffrire e per variare anche tattica. È arrivato con un montante, serie di Bienias. Bienias con il montante sinistro a segno due volte. A due mani, sì, grazie ai montanti. I montanti nel secondo non mi è piaciuto molto. Infatti Sven ha avuto un gesto con il capo per dire, vabbè, è arrivato, pazienza, no? Un po' fermo, va fuori misura, ecco, questo è quello che non deve fare, non deve perdere la linea di galleggiamento. Destro di Sven di Striscio, ma non, sì. È sfuggente il pugile polacco, molto bravo, molto bravo. Cambia guardia, Sven cambia guardia, però deve incassare un diretto destro. Che ha un atteggiamento sul quadrato che è un po' tipico, questo pugile polacco, non ha i movimenti tipici del pugile, nel senso che il jab non è che lavori come fa quello che non ti aspetti, porta dei colpi nel momento in cui tu non li prevedi. L'ultimo destro per esempio è assolutamente imprevedibile. Vediamo se Sven dovrà dare una dimostrazione di pazienza grandissima. Reagisce bene, ha avuto Bienias comunque, per fortuna, perché il colpo era brutto. Paris con il sinistro, ma sul guantone dell'avversario, attenzione, lo ha preso, tenta di pigliarlo ai fianchi, ma con la strada Bienias comunque ha portato il gancio sinistro, un gancetto, sì, non forte ma ben messo. Però ha fatto bene Sven a tentare la strada dei fianchi, perché con un longilino così potrebbe essere la chiave di lettura di questo match che si preannunciava difficoltoso, ma si sta rilevando invece molto difficile. Montante destro di Paris, che è diventato montante e sta facendo. Poi destro questa volta di Bienias, comunque colpi senza ritornare indietro con il guantone. Sì, ha trovato comunque il guantone di Paris questa volta. Sven ha avuto il tempo di piazzare il suo guantone a protezione del volto. Molto bene. Fortunatamente si muove bene Paris sul tronco, riuscito ad evitare qualche colpo. Destro, attenzione, quel destro dall'alto in basso non riesce ancora a neutralizzarlo Sven. E questa è una ripresa, a mio avviso, che dà a segnare a Christoph Bienias, senza dubbio, sì. Andiamo all'angolo. Guarda, non ci sta fermo davanti a lui, non devi fare questo solo, ma è questo che ci devi fare. Lo sai perché? Perché sennò lui c'ha un bersaglio fisso per te. Invece lo devi stancare col tronco e lo devi ci apportare alle corde e poi cominciare a lavorare, capito o no? Guardalo qua. Come stai? Non sta stanco lui. Lo so, però. Sì. Perché presenta molte altre difficoltà anche Bienias, non soltanto quelle, e quindi è difficile da inquadrare. Ad ogni modo, vediamo in seguito. Al momento certamente va bene, ci devi muovere, però occorre anche individuare un atteggiamento tattico.